di un movimento, di un partito, solo quando accadono certi fatti. L'attività seguite sempre e quindi ci fa piacere che queste testate si siano ricordate ancora di noi. Devo anche ringraziare, lo dico apertamente, non me ne vogliono gli altri, la redazione, i redattori di Molfetta Live, che mi è piaciuto l'articolo che hanno scritto stamattina, è molto intenso e che deve far riflettere non solo noi, ma tutti quanti voi e anche la città. Non abbiamo però gradito molto, questo bisogna dirlo senza mezzi termini, e credo che anche il comunicato del Partito Democratico e anche di Rifondazione sia in sintonia con questo. Le dichiarazioni di solidarietà espresse dal sindaco e dall'amministrazione servono per poco. Non perché noi rispettiamo le parole d'occasione, ma se ciò che è accaduto è proprio perché si è instaurata una situazione di straordinarietà, che la straordinarietà è quella che un cittadino comune è costretto a sostituirsi alle forze dell'ordine e all'amministrazione dominante, politica dominante, perché non, nel suo fare quotidiano non fa rispettare le regole che pure esistono e non controlla il territorio così come dovrebbe fare una qualsiasi amministrazione comunale, anche perché il sindaco è il primo responsabile, tutore della sicurezza dei cittadini. Per sicurezza è logico che si intendano tante cose, la sicurezza è anche quella di non poter attraversare o camminare su marciapiedi, cioè diciamo anche le cose più scontate, ma dobbiamo riflettere su questo, perché sono mesi che noi fotografiamo e mandiamo in rete, facciamo i comunicati stampa, mandiamo anche le lettere dal sindaco, non abbiamo risposta sulle situazioni più eclatanti esistenti in questa città. Vedi via Giovinazzo, vedi via Bari, angolo Quintina Sella, perché qui c'è una violazione palese del codice della strada. Al di là del non rispetto dell'articolo 20 del codice della strada, che dice che su marciapiede si può fare, diciamo, esposizioni di merce solo se vengono lasciati 2 metri per la viabilità pedonale. Questo non accade in nessuna parte di questa città. Ma oltre questo, c'è proprio, io non so se vi è mai capitato di salire via Bari, arrivare all'incrocio con Baccarini e Quintino Sella. Io l'altro giorno dovevo girare a sinistra per via Trento Lositto, gli ombrelloni messi per strada mi hanno costretto a fermarli per dare la precedenza a chi veniva da giù, cioè perché io non avevo lo spazio sottratto alla corsia stradale quasi di 2 metri, che questi allucinanti, dico solo Molfetta accade questo. L'altro caso eclatante è Corso Fornari, salendo, venendo da San Giovanni Bosco per la Picella, se qualcuno vuole svoltare al primo senso unico a scendere parallelo a via San Francesco d'Assisi, hanno messo almeno a 5 metri dal marciapiede, sempre i soliti signori, sto parlando di Damiano Magarelli, cioè dove aveva prima la piazza lui, però lui si è spostato da altre parti e i suoi prestanomi occupano quella. Cioè io ho avuto difficoltà a svoltare con la strada che scende per, diciamo, per Piazza Paradiso, via Roma. Cioè ci sono casi veramente eclatanti. Senza parlare di questo di via Giovinazzo, che è dato, cioè la concessione è della moglie di Pio del Freddo, ma la condizione affidata al fratello di Piero Alfredo. Questi nomi voi li conoscete, sono tutti personaggi dell'operazione Reset. La moglie ha reclamato il posteggio perché il marito sta per uscire dal carcere, come Salinuccio Parisi, e bisogna accoglierlo bene, quindi bisogna dare la possibilità giustamente di inserirsi nella società. Il sindaco dice che non può rifiutare i permessi perché c'è gente che deve lavorare, e noi abbiamo risposto che ben venga il riferimento sociale, perché guai a pensare il contrario. Ma loro devono essere cittadini come noi, che io pago un pass annuale per lasciare la macchina in posteggio, ma i signori non pagano neanche i gradini, perché abbiamo interrogato più volte la Borsa dei Servizi, io personalmente, proprio quando il signore qui di fronte occupava ancora più spazio di quello che occupa ora, mi è stato risposto che hanno avuto ordini dall'alto, il presidente da molti servizi e comunque, di non fare più le multe a questi signori perché qualche volta poi gli hanno anche tagliato le gomme. E quello vuol dire che
cittadino civile deve cominciare a tagliare le gomme o fare altro per non pagare il pass che ti costa 70 euro annuali. Insomma, noi siamo in una situazione di sbando, cioè questa città non ha, diciamo, il controllo del territorio e quindi non ci serve la solidità di un sindaco che nel suo quotidiano non fa rispettare le regole che esistono, cioè non che non esistono, le ordinanze, le regole per tenere sotto controllo l'espansione di questi signori ci sono, a parte poi la pericolosità che è stato sollevato più dalla Rifondazione qualche giorno fa, Andriani Ferdinando, che è lo stesso che ormai si è affacciato anche a Chiavetone, è presente all'incrocio tra via Carabellese e via Di Vittorio, davanti alle centraline del gas. Allora, se dovesse accadere quello che è accaduto a via Capitano dei Campi, a qualche settimana fa, con l'incendio di una centralina Telecom che ha tenuto per 4 giorni centinaia di cittadini senza telefono, immaginate cosa potrà accadere, diciamo, se dovesse accadere, vediamo mai, un incendio a questi signori che sono in colazione. Senza parlare dell'angolo di via Don Grittani, che salendo voi non vedete mai il cartello stop, perché hanno tutte le strutture, diciamo, coreografiche all'altezza del cartello, che è anche grande, un cartello grandissimo quello stop, ma non si vede. Quindi ho detto l'altro giorno a un comandante l'altro, sia a Gadaletta che del Prete, lunedì pomeriggio, senza farlo apposta, poi è successo il giorno dopo quello che doveva succedere, guardate, 2 anni fa il colonnello, è diventato colonnello, l'allora maggiore Vincenzoni, ad agosto fece 2 grossi blitz a tappeto, chiamando i nastri Bari, riscontrando non solo le sanzioni amministrative, ma anche sanzioni che hanno a che fare con l'igiene e la sanità, perché questi signori che lasciano la notte avvolti nel telo, con queste temperature, la frutta e tutto il resto, qui c'è già una violazione, cioè i NAS dovrebbe intervenire, sequestrare e portare via, perché ci sono delle norme ben precise della conservazione anche della frutta che noi andiamo a comprare. Da fastidio fa specie il fatto che mi ha riferito il comandante di Vigili venerdì scorso in un'azione a via Capitano De Cambia, sempre protagonista Andriani Ferdinando, con l'incrocio via Tenente Silvestri, che si era posizionato sul partitraffico, e sono stati quasi aggrediti dalla gente: ma voi ci togliete questo, noi dobbiamo risparmiare. Beh, questa cosa fa riflettere, cioè qua bisogna fare una campagna, dico, di sensibilizzazione culturale rispetto anche alla gente, perché la gente non ha capito ancora che quei 2-3 euro che sicuramente risparmia, io mi metto anche nei panni di chi fa la spesa, io devo risparmiare tutta la mattinata anche 5 euro, ok, però loro non sanno che cosa vanno ad alimentare con quel risparmio, ed è difficile farglielo capire, cioè io non ci riesco. Però questo, diciamo, non dovrebbe accadere se dall'altro c'è qualcuno che fa rispettare le benedette regole. Al di là di questo, io credo che stasera abbiamo voluto abbinare sia la conferenza stampa all'assemblea aperta ai cittadini, ai partiti, ai movimenti, perché credo che bisogna cominciare a capire cosa fare. Noi in questi giorni abbiamo fatto un comunicato stampa, ma che è lo stesso che va avanti dal 2006, di proposta alternativa, almeno per quanto riguarda diciamo l'abusivismo dei commercianti, che è la cosa più eclatante, perché è anche un'immagine negativa che noi offriamo a chi arriva in città, specialmente a chi vuole che questa città diventi turistica. Io credo che il turismo noi non lo faremo mai decollare con ciò che offriamo anche agli occhi di chi arriva in questa città, a cominciare dal porto fino all'uscita diciamo di Molfetta per Terlizzi, perché questi signori sono presenti su tutto il territorio. Noi abbiamo fatto la proposta, che è stata addirittura scartata già dal 2006, io stasera vi ho portato, perché è una chicca, insomma, quando era assessore la signora avvocato Doriana Carabellese, qualcuno forse se la ricorda, perché
facevamo anche una conferenza stampa, ma da allora diciamo nulla è cambiato rispetto a quella proposta. Noi avevamo proposto di eliminare dal centro tutto l'ambulatorio per una serie di motivi, di decoro, di sicurezza, di igiene, di rispetto di regole, di viabilità, di tutto, portando alla zona di espansione laddove manca. Cioè dico, la nostra zona di espansione è provvista di zone mercatali. Nel centro non ce n'è più bisogno, ce n'era bisogno quando è nato l'ambulante, il vero ambulante. L'ambulante è quello che andava davanti alla nonnina, a mia madre, che scendeva, faceva aspetta e poi girava, perché la regola dell'ambulante è molto semplice. Per legge loro non possono stare fermi più di un'ora e devono girare e mai tornare nello stesso posto. A molte questo non accade, assolutamente. Quando noi abbiamo fatto questa proposta, vi leggo solo tre righe per farvi capire con chi abbiamo a che fare.